All'interno di Feudo Cerceto, a poche centinaia di metri da Cannole, si può raggiungere la masseria Torcito, percorrendo via Calabra, un prolungamento della via Appia, costruita nel 312 a.C. da Claudio Appio Cieco. L'antica strada partiva da Roma e attraversava Capua, Benevento, per raggiungere Taranto e Brindisi. La via Appia, e con essa la via Calabra, vennero realizzate per aprire la strada verso la Magna Grecia nel contesto delle guerre sannitiche. Masseria Torcito, nel XVII secolo, venne ricostruita dopo essere stata quasi totalmente rasa al suolo dai saraceni. Essa è collocata nel feudo di Cerceto, il cui imboschimento fu opera dell'amministrazione provinciale nel 1970, la quale volle salvaguardarne la macchia mediterranea e tutte le specie autoctone. Questa operazione permise quindi di salvare e conservare adeguatamente il territorio e la sua specificità. Il complesso masserizio di Torcito ha un'architettura visibilmente molto antica, anche se risulta ben conservata nel tempo. La struttura, nel suo primo nucleo originario, risale al XIII secolo. Subì poi un serio e complesso processo di ristrutturazione, conclusosi nel marzo del 2002, tanto da divenire oggi un luogo di attrazione turistica di Cannole, nonché splendida location per eventi musicali e culturali di ogni genere. Nel 1274 Carlo I d'Angiò concesse il feudo di Cerceto e l'annessa masseria Torcito alla potente famiglia Castromediano, per poi passare a varie famiglie di spicco del territorio, come i baroni Lubelli di Serrano. Il complesso masserizio di Torcito è composto, oltre che dalla masseria stessa, anche da una piccola cappella dedicata a San Vito. Vi è poi una cripta bizantina, nonché, sparsi qua e là, i ruderi di una necropoli medievale, anch'essa presumibilmente di origine bizantina. A pochi metri dalla masseria vi è una grande torre colombaia, perfettamente conservata sia esternamente che internamente, la quale può ospitare comodamente più di 3.000 volatili. L'antico frantoio ipogeo annesso al complesso di Torcito rappresenta una delle diverse attività di produzione alimentare che si svolgevano nella masseria. Nel suo unico ambiente sono ancora presenti i ruderi della vasca per la molitura, con i resti degli alloggi dei basamenti di due diversi tipi di torchi, uno detto alla calabrese, l'altro alla genovese.